volte cosa accade? Che il medico del sonno prescrive la terapia odontoiatrica, magari perché il nostro paziente non accetta di buon grado di andare a dormire con la mascherina, e allora l'odontoiatra cosa fa? Immediatamente confeziona questo apparecchio. Questo è un errore grande, perché la selezione del paziente in generale sta alla base del successo terapeutico, vale a dire bisogna capire quale caratteristica ha il mio paziente in modo che io possa prescrivergli un disegno piuttosto che un altro, una forma piuttosto che un'altra, e soprattutto se può portarlo. Diceva prima il professor Palla dell'obesità. Questi dispositivi non hanno una grande predicibilità di risultato nei pazienti, per esempio, che hanno un indice di massa corporea superiore a 30. Quindi nei pazienti obesi non hanno una grande funzione. Poi non solo, per quanto riguarda anche l'esame endorale, vengono posizionati questi apparecchi sui denti, vengono indossati tutta la notte, sono terapie croniche quelle per le apnee notturne. Quindi sta all'odontoiatra esperto in medicina del sonno valutare se la dentatura può sostenere questo dispositivo. Può darsi che ci siano delle controindicazioni relative, cioè prima bisogna fare un percorso e poi dopo prescriverlo, oppure assolute. Un esempio: se un paziente ha dei blocchi articolari, purtroppo sono cose che accadono, non si può prescrivere questo dispositivo, magari hanno delle limitazioni di apertura, i classici cricchi, scrosci, dolori alla masticazione, questi pazienti non possono assolutamente portarli, oppure altri pazienti magari che hanno quella che una volta veniva chiamata piorrea, tanti ne avete sentito parlare, oggi si chiama malattia parodontale, ecco, quei pazienti non possono portare questo dispositivo, quindi è necessaria un'accurata diagnosi iniziale.